Inaugurazione importante per la Casa della Carità di Lecco, un ulteriore tassello che si aggiunge a questa catena di solidarietà di Caritas Ambrosiana. Proprio la parola casa mi pare che sia un elemento determinante, ecco, non è la questione soltanto di concentrare dei servizi, di offrire degli aiuti, ma è proprio l'idea che ci possa essere un luogo che si chiama casa. Casa vuol dire relazione tra le persone, casa vuol dire responsabilità degli uni verso gli altri, casa vuol dire sicurezza, di essere a casa propria, cioè protetti, cioè stimati, cioè rispettati. Ecco, casa vuol dire anche casa tra le case, quindi questa centralità di questa struttura qui nella città di Lecco è anche significativa, cioè vuol dire che non si tratta di creare una specie di luogo riservato che sottrae la povertà agli occhi della gente, ma piuttosto una casa tra le case, un luogo dove la problematica dell'essere uomini e donne in questa società complessa è da condividere, ecco, più che da segregare, è da sostenere piuttosto che delegare ad altri perché qualcuno ci pensi. Quindi questo tema, Casa della Carità, è veramente una parola suggestiva, e il gran lavoro che è stato fatto qui per renderla adatta allo scopo viene premiato dalla grande risposta del volontariato locale, dell'attenzione della comunità cristiana e della comunità civile. Il centro è intitolato a Paolo VI, suo predecessore sulla cattedra di Ambrogio Carlo, un segno di continuità della Chiesa ambrosiana che è presente sempre, come ha detto lei, anche sulle frontiere del bisogno. E questo riferimento a Paolo VI è molto suggestivo, e mi pare che di Paolo VI e anche del Cardinal Montini, insomma, si deve dire molto, no? È lui che ha offerto un quadro di riferimento per impostare la Caritas, soprattutto Caritas italiana, deve a Paolo VI l'intuizione di farne non soltanto un'attenzione ai poveri, ma piuttosto una provocazione e responsabilità educativa per tutta la comunità. E quindi merita di essere intitolata Paolo VI, che come Vescovo Montini qui è stato tante volte e qui ha lasciato una traccia profonda. Fare il volontario a Casa della Carità, a Lecco, un'avventura che inizia, cosa significa e soprattutto il perché di questa scelta? Allora, ho concluso la mia attività lavorativa da qualche mese. Ho sempre operato nel settore sociale, facevo la sindacalista, e quindi per me è stato naturale mettere a disposizione le mie poche competenze per cominciare questo percorso. Sono stata inserita nel centro d'ascolto decanale, qui nella nuova Casa della Carità, e devo dire che ho trovato una rete di persone che sono una famiglia, e l'occasione di essere tutti insieme qui dentro, quindi tutti i vari servizi di Caritas, ci dà la possibilità di fare rete tra di noi. Quello che più mi ha colpito di questa esperienza è stato toccare con mano la povertà in questo territorio che sembra fiorente, ma tantissime povertà non solo economiche, ma anche povertà di emarginazione. E il nostro piccolo contributo è quello di poter aiutare, a volte solo anche con l'ascolto, perché tante richieste, non si può soddisfare tutte le richieste che ci vengono fatte. Fondazione Kennedy accanto a Caritas Ambrosiana per Casa della Carità a Lecco. Perché?
Durante la pandemia la Fondazione Robert Kennedy si è dedicata all'emergenza aiutando le persone in difficoltà, quindi abbiamo aiutato i medici, gli infermieri impegnati per il Covid, quindi la nostra struttura fiorentina li abbiamo ospitati e dato un rifugio e abbiamo abbracciato le istanze che ci sono pervenute da Caritas Ambrosiana per un aiuto concreto a chi era in sofferenza in quel momento. Qui è iniziato un percorso che ci ha visto finanziare l'apertura dell'Emporio Solidale di Rho e di finanziare anche l'Emporio Solidale della Casa di Carità di Lecco. Casa della Carità a Lecco, la sesta Casa della Carità in Diocesi di Milano. Quali numeri di questa casa, tanti volontari e come è la struttura? Adesso è un mese che funziona, quindi abbiamo iniziato gradualmente garantendo i servizi che già erano operativi, quindi il centro notturno ha una decina di ospiti, è arrivata una punta di 25, poi c'è la mensa che ospita in media a mezzogiorno 25-30 persone, mentre la sera solo gli ospiti del rifugio notturno. Tutti gli altri servizi stanno iniziando gradualmente, in particolare le docce, la lavanderia per i senza dimora, il guardaroba, l'emporio inizierà verso marzo quando sarà pronto, e anche lo studio medico, e poi c'è la sede della Caritas, centro d'ascolto, i saloni servono per l'animazione, per incontri formativi, quindi sta iniziando a entrare a regime, ma quello che è importante è che 250 volontari sono già presenti, hanno voglia di partire e stanno aiutandoci veramente ad accogliere le persone in difficoltà di Lecco. Quanto sono durati i lavori di ristrutturazione e quali contributi maggiori? Tanti anche i contributi di piccole donazioni, ma certo poi ci sono i grandi donatori. Sì, i lavori sono iniziati nel 2019, poi ovviamente le questioni del Covid hanno complicato un po' i cantieri e tutto è stato reso possibile da un grosso contributo di un donatore lecchese che vuole rimanere anonimo, che ha dato 2 milioni, poi c'è il contributo di Cariplo con l'emblematico di Lecco e poi la fondazione Robert Fitzgerald Kennedy che ha finanziato la ristrutturazione dell'emporio della solidarietà e la diocesi con l'8 per 1000 che ha dato 500.000 euro e quindi è un grosso impegno della chiesa diocesana, della Caritas Ambrosiana, della chiesa parrocchiale, quindi della parrocchia di San Nicolò e della comunità la Madonna del Rosario di Lecco che ha messo a disposizione la struttura. Fieri come lecchesi e come direttore di Caritas Ambrosiana? Beh sì, io sono nato in Caritas in questa struttura perché ero ospitato oltre al Resegone, la Grignetta, Radio Grignetta, c'era anche la sede della Caritas Decanale. Io ho iniziato i primi passi in Caritas nel 1987 proprio attraversando questa porta e quindi sono molto contento che questa struttura continui quella vocazione di sostegno non solo alla Caritas ma attraverso la Caritas a tutti i poveri della città.